loro sono venuti qua a giocarsi la partita dell'anno, della stagione per loro, e individualmente, a partire da sottoscritto, hanno vinto le sfide individuali, non tanto a livello di far più o meno canestro, ma a livello di intensità, di voglia di veramente di vincere questa partita. Per noi era importante tanto quanto per loro. Non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto per partite del genere. Abbiamo fatto quattro partite prima di questa importanti, soprattutto a livello di atteggiamento, perché anche a Cagliari non facevamo quasi mai canestro, però c'eravamo. Adesso bisogna avere la forza di resettare, di tornare a essere individualmente quella squadra che cerca di fare il meglio possibile e che veramente ha il desiderio di vincere le partite, a partire da me e tutti gli altri. Adesso l'importante penso sia non tanto dimenticare questa partita, ma prendere una lezione. Dispiace perché c'erano veramente tantissime persone, tantissimi bambini oggi a vederci. Adesso però bisogna ricaricare le pile e andare a Montegranaro a giocare una partita con le palle, con la voglia di veramente di vincere e dimostrando individualmente di dare tutto quello che abbiamo a livello di energia e di desiderio per provare a giocarcela le ultime tre partite. Sicuramente un'occasione che abbiamo sprecato, perché potevamo approcciare e comportarci in maniera completamente differente. Sapevamo la loro fame, sapevamo che loro alla fine non sono una squadra da ultima in classifica e dovevamo comportarci meglio. Però secondo me, prima di pensare alle altre squadre, dobbiamo pensare a noi, pensare a riscattarci, perché non siamo questi qui e dobbiamo dimostrarlo. Come ho detto prima, abbiamo sbagliato nell'atteggiamento perché non abbiamo giocato con la cattiveria con cui abbiamo giocato le ultime quattro partite, che è stata il nostro punto di forza, perché abbiamo vinto delle partite e niente, dovevamo saperlo, lo sapevamo più che altro e non siamo stati bravi a fare quello che dovevamo fare. Io mi aspetto che sicuramente loro giocheranno al loro meglio perché devono confermarsi, però più che pensare a loro io ripeto che dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a fare la partita più buona possibile perché noi ripeto, non siamo questi qui e dobbiamo dimostrarlo. Montegranaro sicuramente è una delle squadre favorite, una delle più forti del campionato, però dobbiamo dimostrare quello che siamo. La premessa è che noi sappiamo quanto ogni partita in questa fase della stagione sia particolare. Basta vedere la vittoria di Cento sul nostro campo, la vittoria di Jesi sul campo di Imola. Che stanno a significare che le squadre che lottano, la vittoria netta di Cagliari con la Bacheri. Ma in particolare la vittoria di Cento qui da noi e la vittoria di Jesi a Imola sta a significare che il livello di competizione in queste ultime gare è speciale. Sapevamo che Cento sarebbe venuta qui con un atteggiamento importante e sapevamo anche che il roster di Cento in questo momento è differente nelle ultime tre partite, migliorato rispetto al passato per il rientro di White e l'entrata in forma di Taylor. Tant'è che nelle ultime tre partite che Cento ha giocato con questo roster, ha affrontato tre squadre importanti, persi in casa con la Fortitudo, persi in casa con Forlì all'ultimo tuffo, una partita che era già vinta, e ha perso a Montegranaro. Quindi sapevamo tutto questo e ci sta la partita gagliarda di Cento. Bisogna avere equilibrio nel valutare l'insieme delle cose. Poi qualcosa è mancata a noi, che è difficile da definire. All'inizio c'era molto desiderio di fare le cose bene e c'è stata però anche tantissima frenesia, tanta frenesia in attacco che ha portato, a
a tirare, se controllate, alla fine all'intervallo avevamo il 30% da 2, con percentuali di tiro molto basse. Frutto, qui mi ricollego a quello che hai chiesto prima Riccardo Visconti, frutto anche di una frenesia e non una scioltezza nel nostro attacco, perché c'era tanta voglia di far bene, però non era canalizzata nel modo giusto. E questo è un punto di vista offensivo. Quello che è mancato è il nostro approccio che ci contraddistingue a livello di atteggiamento difensivo, perché in una giornata dove in attacco sicuramente abbiamo avuto problemi grazie alle loro scelte tattiche, ci hanno sfidato al tiro da tre punti, su tutte le situazioni di pick and roll lasciavano il tiro da tre punti ai nostri esterni impedendo la circolazione di palla proprio perché sfidavano il tiratore, hanno alternato uomo a zona, quindi le scelte offensive di Cento hanno creato problemi al nostro attacco. Al tempo stesso la nostra difesa non è stata all'altezza della situazione, e lo dimostra il fatto che per esempio nel terzo quarto non siamo entrati in bonus, abbiamo chiuso il terzo quarto con un fallo, a 5 secondi dalla fine avevamo un fallo commesso, e quindi c'è stata, secondo il mio punto di vista, una poca concentrazione, una sorta di non determinazione che di solito noi abbiamo, che ci è costata la partita. Ci sta una partita in attacco difficile, ci stanno gli errori ai tiri liberi, abbiamo avuto percentuali molto basse ai tiri liberi, molto basse da due, però questa squadra poteva, con un atteggiamento più concreto e più continuo difensivamente, poteva portare a casa una partita molto difficile, e oggi non c'è riuscito. Non c'è riuscito, bravi loro, bisogna avere sempre il massimo equilibrio e rispetto degli avversari, ma al tempo stesso noi abbiamo, ci è sfuggita un'opportunità importante, visto anche i risultati dagli altri campi, per fare un passo deciso verso i playoff. Quindi abbiamo, diciamo, c'è grande rammarico, perché questa era una bella opportunità.